Ciao ragazze! In questo video apriremo insieme la terza casellina dei calendari dell'avvento di Essence, Catrice e di NYX. Come tutti i giorni vi sto facendo vedere cosa trovo nei calendari dell'avvento e sto iniziando a capire come è fatto proprio quello di Essence, perché non aveva i numeri proprio all'esterno, ma voi aprite tutte le caselline e trovate i numeri, nel senso che ci sono delle vere e proprie scatolette all'interno, quindi man mano come prendete quelle nei piani inferiori, perché l'apertura proprio nella parte inferiore, come togliete le scatolette, scendono i numeri, diciamo, dei giorni che saranno a venire. E quindi adesso ho trovato comunque la casellina numero 3, che è questa qui, che è questa così dorata, è un po' più piccolina rispetto alle altre due che abbiamo trovato. Adesso vediamo cosa c'è all'interno di questa. Quella è abbastanza lunga, ha tutti questi disegni così dorati geometrici. Ha il numero solo da una parte, mentre dall'altra, non so se ve l'ho mostrato nelle altre, c'è proprio il simbolo di Essence. Vediamo se troviamo finalmente un prodotto di make-up che non sia dedicata alle unghie. Invece è proprio dedicata alle unghie, questo però è carino, nel senso che è una lima, di queste io faccio la collezione, nel senso che quando le trovo davvero carine di Essence le metto proprio da parte, una scatola proprio dedicata a queste lime così particolari. Qua c'è scritto I'm Happy e c'è un panda con il cappuccio di Babbo Natale, davvero molto carino. Dietro vedete proprio tutti i disegni di Natale. Quindi sono davvero carine queste cose perché comunque hanno dettagli che ricordano il Natale. Io mi trovo molto bene con le lime di Essence, anche con gli smalti, però diciamo che il calendario preferivo trovare altro. È Made in PRC, appunto mi trovo molto bene. Io le lime ce le ho solo di Essence, ho provato qualcuna di Kiko, però alla fine torno sempre a quella di Essence, mi piace molto quella con le 6 facce, quindi ve le consiglio. Di queste ne ho trovate anche altre, alcune le ho anche utilizzate, mi trovo sempre bene, queste sono carine da portare in borsetta. Quello di Catrice pescherò un random, vediamo cosa troviamo, prendo diciamo un po' dal fondo e ho trovato un rossettino, che è questo qui. Questo all'interno ha 3,8 grammi di prodotto, sono i rossetti che si chiamano Ultimate Color, questo è il 420 Plum Fiction, non so se li conoscete questi. Io ho pochissimi rossetti di Catrice, ho molti più prodotti per la base, ombretti, ma anche illuminanti, però non lo so perché rossetti ne ho meno. Questo fa parte comunque dell'edizione permanente, è Made in Italy e ha 36 mesi di PAO. Il prodotto all'interno che c'è è tutto questo. Quindi è il classico, secondo me, quantitativo che trovate in qualsiasi rossetto, quindi è un full size. E trovate la scritta Catrice proprio nel lato, quindi è davvero carino. Vediamo che colorazione è, però dovrebbe essere un plum. È un plum che però ha molto rosso all'interno, diciamo che a metà tra un fucsia, secondo me, è un rosso. La colorazione è questa qui. Quindi davvero molto molto carino, molto pigmentato, però non è di quelli opachi ma è di quelli luminosi. Questa colorazione secondo me è molto carina, non solo nel periodo autunnale ma anche nel periodo per Capodanno e Natale. Quindi si trova benissimo, diciamo, in tema. Invece quello di NYX continuiamo e troviamo il numero 3, dove c'è disegnato, sembra un orsetto che sta andando a fare jogging, che è questo qui. Adesso vediamo, comunque continua diciamo abbastanza in maniera lineare in quello di NYX, sembra quasi un calendario diciamo solito, nel senso che mentre questi di Catrice di Essence sono un po' più particolari. E come ieri abbiamo trovato un prodotto dedicato alle labbra, sono contentissima. Questi sono i NYX Liquid Suede, un cream lipstick, all'interno ci sono 1,6 ml di prodotto, quindi proprio un prodotto piccolo, nel senso c'è pochissimo quantitativo, è un prodotto da viaggio, davvero carino, quindi una mini size, mentre quello di ieri era comunque una full size perché comunque c'erano 3,8 ml di prodotto. È made in Cina, si chiama Starstruck e ha 18 mesi di PAO. La colorazione comunque in tema, diciamo, anche questa secondo me è molto simile all'altra che abbiamo appena swatchato, vediamole a fianco. In realtà non si assomigliano per niente perché questo è un rosso ed è molto più freddo della colorazione che abbiamo usato prima, è uno di quei colori che utilizzo meno perché come sapete io non utilizzo tantissimi rossi, però anche questo è molto bello per il periodo natalizio, per Capodanno, quindi è molto carino, sicuramente lo terrò. Mentre la maggior parte dei rossi poi li ho regalati a mia mamma, anche se tendono a acquistarne tantissimo, però 3 o 4 che avevo in collezione li ho regalati a mia mamma e ne ho pochissimi in collezione, avrò 2 o 3 rossi in totale. Comunque mi piace davvero tantissimo, è una profumazione abbastanza dolce che però non dà fastidio, non è stucchevole. È di quelli cremosi, anche questo è abbastanza luminoso, non è di quelli diciamo opachi.
o almeno sembrerebbe adesso come lo swatchato. Tra i due comunque, anche se questo è più rosso, mi piace di più rispetto a quello di E Catrice. niente, fatemi sapere cosa pensate delle sorpresine che ho trovato oggi, se anche voi siete curiosissimi di vedere cosa troverò nei vari giorni, qual è la sorpresina che avete preferito, quali calendari state aprendo. Se vi è piaciuto mettete mi piace e noi ci vediamo domani con la quarta casellina. Ciao!